Abbiamo visto due accordi minori, il Mi minore e il La minore. Vediamo adesso tre accordi maggiori, il Do maggiore, che molto spesso è il primo accordo che si impara, o perlomeno il primo che viene insegnato, il Sol maggiore, che molto spesso è il quarto accordo di un giro armonico che viene insegnato per primo, e in questo caso combacia il quarto accordo che vedremo insieme, e il Re maggiore. Se guardi insieme a me il box, noterai che sulla corda più spessa, il Mi basso, c'è una X. Significa che quella corda non va toccata. 1, 2, 3, al terzo tasto della quinta corda c'è la nota Do, che è una nota che va suonata e dà il nome all'accordo, in questo caso Ci maggiore. Secondo tasto della quarta corda, poi vedi che c'è un pallino in cima al box. Quello significa, così come accadeva anche per il Mi minore, per il La minore, che c'è una corda che va suonata a vuoto, quindi non va diteggiata. Poi abbiamo il primo tasto della seconda corda e di nuovo una corda che va suonata a vuoto. Quindi il Do maggiore è così. Eccolo qua il Do maggiore. Come vedi sul manuale, non devi avere la mano storta, o il pollice troppo fuori, o questo angolo. Fai quindi questo movimento. Hai il braccio rilassato, lo porti, avvicini le note, che questa è la parte più difficile, ok? Eccoci qua. Visto che abbiamo appena eseguito Mi minore e La minore, sappi che dal La minore al Do maggiore c'è veramente poca differenza. Sposti il dito 3, lo porti qui, ed ecco Do maggiore. Cerca di stare vicino ai tasti. Vicino ai tasti ti ricordo sempre, il primo tasto è questo, quindi tutte le note che suonano tra il Nat e il primo tasto vanno suonate vicino al tasto. Il pollice non farlo uscire, cerca di tenerlo qui. Non angolare troppo la mano, ed eccoci qua. Potrebbe succedere che questo dito, che è il dito 3, vada a stoppare la quarta corda. Potrebbe succedere che il dito 2 sulla quarta corda stoppi questa. E il Do suonato sulla seconda corda, al primo tasto, stoppi troppo questo. Il risultato quindi potrebbe essere questo. Non ti spaventare, è normale, tutto sotto controllo. Devi ricordarti di tenere le dita a martello, significa di cercare di piegare l'ultima, di piegare la falange. Quindi non così, ma così. È difficile, abbi pazienza. Questo è il Sol maggiore, ok? Il dito 1 non sta toccando le corde. Questo è decisamente difficile. Alcuni insegnanti insegnano il Sol in questo modo, e comunque Sol maggiore, ok? Io ho preferito metterti questa diteggiatura perché, così come dal La minore che abbiamo imparato, abbiamo allungato il dito 3 per ottenere Do maggiore, Sol maggiore ci arriviamo dal Mi minore, quindi Mi minore, sposto il dito 3 qui ed ecco che ottengo Sol maggiore. Anche in questo caso dobbiamo stare attenti alle note che devono suonare, quindi dobbiamo usare le dita a martelletto. Qui la cosa più difficile è mettere il mignolo su questo Sol. Questo è il Re maggiore. Per eseguire questo accordo incontriamo diverse nuove difficoltà. Infatti ti invito a vederlo dopo che i quattro accordi precedenti, Mi minore, La minore, Do maggiore, Sol maggiore, ti vengono con facilità. Facilità è una parola un po' grande, però diciamo che non farai particolare fatica. Perché? Perché prima di tutto dobbiamo eseguire questo accordo soltanto suonando con la mano che suona quattro corde, dal Re in giù, quindi significa Re, Sol, Si, Mi, le corde di Re, Sol, Si, Mi, che sono la quarta, terza, seconda e prima. La diteggiatura è quella che vedi nel box, corda vuoto, quindi col pallino per il Re, il Mi e La hanno 2x, quindi non vanno toccate, secondo tasto dito 1, terzo tasto dito 3, secondo tasto dito 2. Quindi in questo caso la nostra struttura, un dito per corda, viene a modificarsi in questo modo. La nostra struttura un dito per tasto. Ok?
Eccolo qui. Ora esercitiamoci a passare da un accordo all'altro tra questi quattro accordi. Ti ho detto quattro perché ti ho detto che il re lo lasciamo un attimo da parte. Visto che si assomigliano di più il la con il do maggiore e il mi minore col sol maggiore, li cambiamo in quest'ordine. Quindi iniziamo dalla minore. La minore, do, mi minore, sol, ok? Contiamo quattro e facciamo quattro pennate in giù per ogni accordo. Quindi una misura da quattro quarti che contiene un accordo per ogni misura. 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, do, 1, 2, 3 e 4, mi minore, 1, 2, 3 e 4, sol maggiore, 1, 2, 3 e 4. Il mio consiglio è cercare di cambiare questi accordi utilizzando tutte le combinazioni, quindi passare dal minore alla minore, al do, al sol, nell'ordine in cui li abbiamo imparati, dal mi minore al sol, dalla minore al do, come abbiamo fatto poc'anzi, ma anche dal sol al do, dal sol alla minore. Ascolterai sonorità che non saranno assolutamente nuove, che sicuramente riconoscerai fare parte di canzoni che magari ti piacciono anche. E quando lo inseriamo in re maggiore? Il re maggiore lo inseriamo quando avrai imparato bene a cambiare da un accordo all'altro tra i primi quattro, perché hanno delle diteggiature che bene o male si assomigliano e coinvolgono più o meno la stessa sezione di corde. E cioè, ti ricordo, la minore e do coinvolgono le prime 5 corde, 1, 2, 3, 4, 5, che partendo dall'acuto, facciamo sempre un ripasso, sono mi, si, sol, re, la. Abbiamo sempre nominato le corde dalla più grave alla più acuta, ma mai in quest'ordine. Invece il mi minore e il sol si assomigliano perché non solo scopriremo essere accordi, questo è l'accordo maggiore, questo è il suo relativo minore, quanto in questo caso ci interessa la parte della diteggiatura, si assomigliano perché coinvolgono 6 corde e dobbiamo muovere un dito e aggiungerne un altro. Quindi questi si assomigliano, questi si assomigliano. Bene. Quando sarai in grado di cambiare agevolmente tra questi accordi nelle varie combinazioni che ti ho appena mostrato, potrai inserire anche il re, ma non ti preoccupare, perché lo inseriremo subito insieme nella prossima lezione.